Grande Italia con la Svizzera, con la fottutissima Svizzera, che io, raga, adesso gli faccio subito i complimenti perché hanno fatto un partitone della Madonna. Meritano di aver vinto, lo dicono le statistiche del primo tempo. Loro 9 tiri, di cui 3 o 4 in porta, quello che è, ragazzi, noi un tiro, zero in porta. Lo dicono le statistiche, non lo dice il primo che passa per strada, lo dicono le statistiche e il modo in cui sei entrato in campo il secondo tempo. Atteggiamento imbarazzante, inaccettabile per un campione d'Europa in carica. Non si possono accettare questi atteggiamenti per una squadra campione d'Europa. Non si possono vedere. Donnarumma, raga, fate una statua a Donnarumma, perché lui è l'unico che ci ha creduto davvero, è lui che ci ha tenuto a galla fino al 90esimo. Merita una statua. Di Lorenzo, se lo vedo ancora giocare una partita con la maglia della nazionale. Siamo arrivati a giocare con Di Lorenzo titolare e ci domandiamo se abbiamo anche perso, ma fatti due domande: se Di Lorenzo, che non ha preso un pallone, non ha vinto un contrasto, si è fatto prendere tutti i paltuti, raga, veramente, oh, incredibile. Non ha tenuto un giocatore, non ha tenuto una palla, niente, è uno schifo totale, veramente. Voglia zero. Impressionante, una squadra che ha vinto l'Europeo l'anno scorso non merita, non se la merita veramente. Però se la squadra è questa, l'allenatore è questo, gli atteggiamenti con cui giochiamo sono questi, allora sì, perché veramente non abbiamo meritato la Svizzera. Questa partita l'ha meritata tutta la vita. Europeo pessimo, imbarazzante, vomitevole. Al secondo gol mi era venuta la voglia di prendere il mio bellissimo telecomando, cambiare canale e mandare a fare in culo l'Italia. Scama, adesso gnari, adesso gnari. A parte la rivalità tra Brescia e Atalanta, ma come cazzo si fa a far giocare Scamacca titolare? Non ha toccato un pallone. L'unico pallone, indovinate però, che gli è arrivato. Porta vuota, pum, palo. Grande Scamacca, grandissimo, il nostro numero 9. Pellegrini numero 10, ma veramente siamo arrivati da Baggio a Totti, Del Piero, siamo arrivati a Pellegrini, a fottutissimo Pellegrini. Non so più cosa dire, ragazzi, veramente. Io vi saluto. Grazie per aver supportato questi post partita dell'Europeo dell'Italia. Votate, ragazzi, il voto, cioè date un voto a questo Europeo. Possibilmente sia sotto il 5, perché dal 5 in poi non si merita niente questa nazionale. Detto questo, passo e chiudo. Questo Ragnari, ci vediamo.